Ben trovati e benvenuti al punto sulle notizie realizzato da Vivicentro Network, direttore Mario Vollono. Sant'Antonio Abate, Monti Lattari, operazione Green Life dei Carabinieri, armi e droga nel bilancio, 29enne in manette, anche coltivazione indoor di cannabis e piscina abusiva, entra nel vivo l'operazione Green Life con nuovi sequestri dei carabinieri della compagnia di Castellammare di Stabia e quelli dello squadrone eliportato cacciatori di Calabria, con loro, dall'alto, l'occhio elettronico del drone pilotato da remoto da militari del nucleo investigativo di Napoli. Questa volta siamo nel comune di Sant'Antonio Abate, ancora nel verde dei Monti Lattari. In manette Luigi Verdoliva, 29enne del posto già noto alle forze dell'ordine. Durante una perquisizione nella sua abitazione i militari hanno rinvenuto una pistola Beretta 9 calorie con matricola a brasa, caricatore e 13 cartucce e uno jammer, disturbatore di frequenze. In un terreno attiguo, interrate tra rami secchi e rifiuti una pistola tanfoglio con matricola a brasa 9 calorie con 20 cartucce e un fucile sovrapposto a canne mozze 12 calorie con 4 proiettili dello stesso calibro. Verdoliva è ora in carcere, in attesa di giudizio. Nell'ambito di questa attività i carabinieri hanno sequestrato a Verdoliva anche una piscina costruita abusivamente in un'area sottoposta a vincoli paesaggistici, 10 metri per 5 le dimensioni, attorno una recinzione di 2 metri di altezza, completamente in muratura. In un rudere abbandonato, invece, i carabinieri hanno scoperto una coltivazione indoor di cannabis, completa di impianto di illuminazione, areazione e irrigazione. 7 i fusti piantati di 1,5 metri circa di altezza sono stati distrutti in loco. La piantagione è stata sequestrata a carico di ignoti. Termina così il nostro momento di informazione. Chi volesse approfondire le news ascoltate può trovarle con tutte le altre news più interessanti del giorno sul nostro network vivicentro.it e nelle nostre edizioni regionali e sportive.